Consuelo, come stai? Io abbastanza bene, tu? Anch'io. Si va avanti. Senti, Consuelo, ti volevo chiedere, com'è nata la tua passione per la musica e quando? È nata, ero ancora una giovane bambina. Avevo, sì, 6 anni quando ho iniziato a cantare sui palchi del mio paese, ai concorsi, diciamo, canori del mio paese. E poi all'età di 9 anni circa ho iniziato a studiare l'organetto, quindi mi sono anche affacciata sul mondo della musica popolare e tradizionale salentina. E poi ho iniziato a studiare canto a scuola di canto, fisarmonica, insomma, un po' di anni, diciamo. Qual è il tuo paese? Palmarigi, Ah, ok. piccolo, piccolo paesino, siamo 1400 abitanti. Io so che tu collabori con l'orchestra della Notte della Taranta e che sei salita sul palco della Notte della Taranta. Che cosa hai provato? L'anno scorso è stato il mio primo anno sul palco della Notte della Taranta. E cosa ho provato? È un'emozione indescrivibile perché sì, sono salita su molti palchi, anche diciamo importanti, però quel palco lì è stato sempre il mio sogno e quindi si è realizzata una parte di me. E quindi prima di salire sul palco, ad esempio, c'è una salita. Quindi ogni passo di quella salita quella sera per me era un sacrificio dopo l'altro che ho affrontato, mi sono realizzata un sogno. Bene, questa è una cosa bella da realizzare. Senti, a Molto. proposito di cose belle, tu hai fatto una collaborazione con Enzo Avitabile e Salif Keita, dove c'è proprio un pezzo scritto da te nel brano. Com'è nata questa collaborazione? Ovviamente, vabbè, gli ospiti sono stati Enzo Avitabile, appunto, e Salif. E niente, volevamo fare qualcosa insieme, un pezzo insieme, unire il Salento, l'Africa, Napoli. E quindi abbiamo detto perché non mettiamo tutto insieme, scriviamo qualcosa. E quindi Enzo ha scritto in napoletano, lanciando tra l'altro un bellissimo messaggio che non si uccide per amore. La collaborazione con Enzo in realtà era nata molto tempo fa, perché hanno fatto un altro concerto, prima del concertone ad Alberobello, credo. Io ancora non c'ero, quindi in realtà non so quando precisamente è nata. Però quest'anno appunto lo hanno ospitato proprio a Melpignano, perché poi Enzo, diciamo, è un colosso della musica. E
Per me che sono campana è proprio un mostro sacro. Ah, io sono di Ora sì, puoi capire benissimo. Sì, Enzo è un genio assoluto. Senti, il brano di Pizzicato Spritz, ti è piaciuto? Bellissimo, molto bello, l'ho ascoltato e perché c'è una rivisitazione della nostra musica, della musica salentina, che è studiata nei minimi dettagli e si sente all'ascolto, bello. Senti, e pensi di collaborare con loro? Perché no? Certo, è sempre un piacere, poi dall'unione delle cose escono sempre cose belle, quindi è sempre un momento di crescita, con piacere. Senti, un'ultima domanda, ci suoneresti o canteresti qualcosa? Certo, come no? Allora, mi faccio ascoltare qualcosa col tamburello, va bene? Va benissimo! Qualche strofetta così. Bravissima, veramente, veramente, veramente. Grazie, spero che l'audio sia, diciamo, accettabile. Anche se con il telefono. Ma quest'anno sai che ci sarà la notte della Taranta? Sì, stiamo già lavorando. Sì, bene. Ci sarà, si farà, certo, considerato il periodo bisognerà attuare delle misure di sicurezza maggiori perché non possono accedere tantissime persone, quindi il pubblico sarà composto da 1000 persone, però saremo sulla Rai, su Rai 2, quindi saremo tutti uniti lo stesso, anche da lontano, come è stato in questo periodo, tra l'altro. E noi aspettiamo di ascoltarti, grazie di tutto Consuelo. Grazie a voi e buona giornata. Ciao.